Che parere ha lei del programma di governo? Ovviamente queste sono delle prime linee guida, poi lo vedremo, anche perché giustamente veniva sottolineato, non ci sono ancora un programma senza numeri e quelli poi sono la ciccia, diciamo così. Ma questi 20 punti che Di Maio diceva beh, servirà sicuramente tutta la legislatura, dico forse servirebbero 20 anni di un governo coeso per realizzarli tutti, manca la fame nel mondo e la pace nel mondo e poi forse hanno compreso tutto. Allora, secondo me serviva identificare dei punti chiari, fattibili, misurabili ed è evidente che mancano non solo i numeri, ma manca anche il dettaglio, mancano tutte le grandi sfide che hanno aperto in questi mesi, pensando all'Italia, pensando all'Ilva, pensando ad altre tematiche legate a un'industria che può essere divisiva dal punto di vista di qual è l'approccio che si vuole avere su queste grandi sfide, su queste grandi anche imprese, oltre che grandi aziende. Noi come Italia in Comune abbiamo portato 10 punti a Conte parlando soprattutto di enti locali che come la cultura, e fatemelo dire da Capitale Italiana della Cultura nel 2020, sono i grandi temi assenti di questo dibattito. No, si vola su queste grandi tematiche, ma alla fine la intessitura dello Stato e quindi i suoi comuni, i suoi amministratori, il calare la pressione fiscale sui comuni che sono i primi a saper fare i conti, a far calare il debito, mentre lo Stato centrale è il primo a farlo aumentare, praticamente assente. Sulla cultura non c'è niente, sull'istruzione c'è pochissimo. Ci sono punti che vanno rimessi al centro di un'agenda. Io penso soprattutto al PD dovrebbe farlo. Ieri la De Michele ha citato istruzione, ma Sì. poi nei punti c'è poco niente. Allora il tema è: c'è troppa voglia di fare un elenco. Secondo me l'elenco di Di Maio raddoppiato voleva servire a rompere. Alla fine, perché concordavo su chi diceva prima. Conte ha imparato molto velocemente in questi 13 mesi, dal suo primo discorso in cui guardava Di Maio e Salvini per cercare e trovare approvazione su quello che stava facendo, al discorso di chiusura con Salvini, che ha creato da solo la sua caduta. Farà molta più fatica quando non sarà tutti i giorni sul giornale Salvini ad avere la stessa visibilità e crescita mediatica. Dicevo, Conte ha saputo ricavarsi un ruolo, concordo su, a un'età diversa, ha lavorato nel senso che ha avuto una sua carriera professionale che lo ha messo davanti alle difficoltà e quindi in questi 13 mesi ha saputo Sì. metterle a frutto e crearsi una sua credibilità. Quindi, secondo me, sarà lui poi a guidare e a determinare la vera linea politica al di là dei punti di Di Maio del governo. Beh, avremo poi modo di